Si chiamano riconversioni industriali, di solito riguardano impianti di notevoli dimensioni, fabbriche dismesse, stabilimenti, opifici. Un bel esempio arriva da Montorio, dove un vecchio impianto di depurazione delle fogne è stato trasformato in un incubatoio. Nato dalla volontà dell'Associazione Pescatori Provincia di Verona e dalla sensibilità della Regione, all'inaugurazione sono intervenuti l'assessore veneto all'ambiente Maurizio Conte e all'agricoltura Franco Manzato, del Comune e di AGSM, che hanno investito sul territorio per la tutela dell'ambiente. È il progetto più ambizioso di APPV. L'impianto sarà usato per la produzione di trote marmorate e fario, destinate al ripopolamento dei fiumi del territorio per riequilibrare la naturale composizione della fauna ittica. Il progetto ha sfruttato la struttura esistente, appunto il vecchio depuratore di Montorio, sfruttando le vasche per il trattamento delle acque, la posizione favorevole vicino al corso del Fibbio e la falda acquifera sottostante. La realizzazione è stata possibile grazie al lavoro dei volontari e al contributo delle istituzioni che hanno finanziato questi lavori di riconversione. Tutta la struttura viene gestita dai volontari dell'Associazione Pescatori Provincia di Verona, che seguono l'intera filiera, dall'incubazione degli avannotti alla successiva emissione dei pesci nei corsi d'acqua per il ripopolamento della fauna ittica.